ricerca, per rimarcare la necessità di continuare a sostenere lo studio delle malattie rare. Oggi si celebra la 10ª giornata internazionale Malattie Rare, un giorno raro per mettere le malattie rare sotto i riflettori. Questo giorno ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sulle malattie rare e sull'impatto che hanno sulla vita di pazienti e familiari. Lo SMAIRM ha aderito a questa importantissima giornata con il convegno Le infinite possibilità della ricerca. Il convegno è stato introdotto dalla dottoressa Clemi Pentasuglia, al tavolo il dottor Gregorio Colacicco, il sindaco di La Terza Gianfranco Lopane, la dottoressa Matilde Carlucci, direzione sanitaria ASL di Taranto, il professor Nicola Laforgia, presidente Società Italiana di Pediatria Regione Puglia e il dottor Oliviero Capparella. Perché la malattia è un impedimento per il corpo, ma non necessariamente per la volontà. Nulla è perduto dalla parte dei malati rari. Beh, malattie rare in questo momento è un argomento molto importante perché siamo a ridosso della giornata internazionale delle malattie rare che ricorre domani. Tutto il mondo è impegnato nella ricerca a favore di questi malati e i sistemi sanitari pubblici, quelli regionali in particolar modo, hanno la responsabilità dell'organizzazione delle cure di questi ammalati. Un convegno molto importante sulle malattie rare. Sì, OSMAIRM quest'anno aderisce alla giornata mondiale delle malattie rare, poiché in base all'esperienza dei pazienti che ha in carico ha deciso di aderire a questa iniziativa che senza dubbio viene fatta per dare maggiore consapevolezza di quello che è la malattia rara e di quello che ruota intorno al malato e alla famiglia che ce l'ha in carico. Questa iniziativa è un evento trasversale poiché andrà a interessare organismi della regione, avremo anche professionisti della ASL oltre che allo SMAIRM e oltre a medici del settore e quindi sicuramente sarà un evento che ci darà la possibilità di comprendere meglio questo tema così tanto diffuso poiché le malattie sono rare ma i pazienti non sono rari, si parla di 2 milioni di pazienti presenti in Italia e per la maggior parte anche di età pediatrica, quindi sicuramente un evento interessante. Un convegno importantissimo sulle malattie rare perché si rivolge soprattutto alla ricerca quest'anno. La ricerca è importantissima e noi abbiamo tantissime persone che si occupano di ricerca e che lavorano praticamente in sordina ed è importante perché un convegno di questo tipo può far conoscere e quindi può togliere dall'isolamento tutte le famiglie che possono quindi conoscere e approfondire questi temi che già sono importantissimi per noi operatori e che diventano sempre più importanti nel momento in cui si condividono a tutti i livelli perché i percorsi sono ovviamente percorsi non solo organizzativi, non solo professionali, ma sono praticamente di tutti. Si parlerà di ricerca, però soprattutto si parlerà di una rete che comprenda tutti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta per la diagnosi precoce e poi le istituzioni per la presa in carico, da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista sociale. Sì, continua l'impegno di questa comunità sul tema delle malattie rare, non soltanto iniziative come quelle estive a favore della raccolta fondi per la ricerca ma anche momenti scientifici per fare il punto sulla situazione e per continuare a stimolare e investire nella ricerca perché in un paese che molto spesso ha paura di ragionare su questi temi credo che continuare a stimolare l'attenzione delle comunità sul tema della ricerca sia l'unica forma per guardare al futuro con speranza. Le malattie rare, tanto rare non sono, l'ha detto il professor Laforgia, perché poi i malati rari sono tantissimi e le malattie stesse sono tra 7 e 8 mila oggi. Di questi 7-8% sono patologie metaboliche. Non voglio tirarla lunga questa cosa, ma sulle malattie metaboliche in effetti noi dovremmo fare di più in Puglia. Ecco.